Assessore Mattia Giorno, buongiorno e buona festa della Liberazione per tutti. Allora, i lavori pubblici, vorrei capire. Sì. Sei un cittadino italiano e sei un giornalista. Da consigliere, posso farti una domanda? Sì. No? Tu che sei un giornalista, certo, dovresti rappresentare certo tutte le libertà. Ti sembra certo normale che durante la cerimonia vieni a intervistare? E ti sembra normale che io tu sia arrivato posso in forte ritardo? Io, la cerimonia veramente sta appena iniziando. Ma e allora, vabbè, a parte che quando arrivo lo andiamo, decido io la cerimonia. Sì, anche io decido quando arrivo. No, e io se voglio godermi l'attimo della cerimonia della liberazione, da un giornalista che dovrebbe stare qui. No, consigliere comunale. Sono in veste. No, sono in veste di consigliere. Comunque i lavori pubblici, le ditte fanno i comodacci proprio a tardi. Benissimo. Buon lavoro. Beh, è certamente legittimo l'interesse di una persona, di un assessore, anche a seguire la cerimonia, ci mancherebbe, però stando alle immagini che vi stiamo proponendo, mentre si teneva la cerimonia, mi pare che parlasse il sindaco o altro soggetto istituzionale, Mattia Giorno era impegnato a parlare sorridente e felice. Quindi tutta in questo momento che abbiamo filmato, registrato, tutta questa attenzione verso la cerimonia da parte di Mattia Giorno non c'era, visto che si stava dedicando a parlare con persone. Per carità, è liberissimo, è una bella giornata di sole, però queste battutine che mi ha fatto Mattia Giorno, come vedete, non hanno proprio rispondenza nella realtà oggettiva. Le immagini, lo ripeto, parlano da sole. Ma velocemente, aspetta, lavori pubblici. Sono di parola, ti ho detto mi sto fermando io. Però durante la cerimonia ero un po' distratto, abbiamo visto che parlavi, chiacchierava, guardavi il telefono. Vabbè, non è un problema.